Da Dierico, a 750 metri di quota, ci dirigiamo verso nord-est, lungo la strada ora completamente coperta di neve. Dopo un chilometro passiamo la frazione di Faul, con belle case che si affacciano a sud sulla vallata sovrastata dal massiccio del Monte Sernio. Il sentiero si inerpica in salita nel bosco misto di faggi e abeti. La neve è compatta perché è già passata una settimana dall'ultima nevicata e infatti la neve sugli alberi scarseggia. Ciò rende meno fiabesco il paesaggio, ma in cambio le ciaspole sprofondano poco, rendendo più agevole il nostro incedere. A 3 km dalla partenza superiamo la briglia del Riu Sec e prendiamo la direzione a sinistra per risalire poi alcune faticose rampe che fanno tentennare Daniela, indecisa se rientrare a casa. Resiste. Alla fine della giornata avremo percorso 15 km. La pendenza diminuisce e con due larghe anse arriviamo al Plan da Baree, dove c'è un punto di sosta. Troviamo qui un delizioso piccolo ricovero in legno sempre aperto, così che possiamo mangiare qualche arancio seduti sulla panchina posta all'interno, dove c'è anche un cucinino. Qui Paolo si prodiga sulla spiegazione di come è possibile che una struttura che era adibita a punto di sosta sia completamente capovolta, caduta al suolo. Siamo arrivati a metà della nostra salita. È una casetta che sembra una casetta di cacciatori. Qui avevano riattato una vecchia mangiatoia a mo' di tavolino di picnic. Tavolino, due panche e una copertura. Ha nevicato molto quest'anno e dall'inizio dell'anno prima si è formato uno strato di circa mezzo metro di neve. Un ingegnere qua a questo movimento, qualcuno è venuto, un gigante, a sollevare questa tavola, a buttarla giù. Chi è stato? È stato il sole a farlo, in verità, perché la neve accumulata si è sciolta su una falda ed è rimasta ancorata sull'altra. Questa ha sbilanciato. Però dovrebbe essersi sciolta dalla parte di qua. Di qua. Però non doveva cadere dall'altra parte allora? No, il carico è di là, il tetto è fatto in modo di scaricare sull'asse centrale e ha spaccato i due puntoni in corrispondenza all'attacco a terra, che è il punto dove marcisce. Ha divelto i chiodi che tenevano la panca ai supporti. Senti, qua si vede lo spessore della neve che non si deve. Un metro cubo di neve, 300 kg, giusto? Ma sì, e se è ghiacciata anche di più. Dopo una ventina di minuti riprendiamo la salita in diagonale sulle pendici del monte Chiastilirs, che lasciamo alla nostra sinistra dopo 4 km della partenza. I suoi 1210 metri vengono superati quando giungiamo al rifugio Chianeipade, 2 km più avanti, posto a 1250 metri di quota. Rifugio Chianeipade, 1249. Poco prima avevamo superato sulla sinistra l'imbocco del sentiero 438 che porta a Paularo. Realizziamo qualche ripresa con il drone, godendo della bella vista verso sud, e approfittiamo della presenza di un sottotetto munito di panchina e tavolo, così che non disturbiamo gli escursionisti che stanno occupando il piano terra del rifugio. We'll be right back.
Il piano superiore è adibito ad uso forestale, mentre il piano terra è riservato ai visitatori che hanno a disposizione una bella stufa, tavolo, panca e vari utensili da cucina. Da rifugio si osservano verso sud i monti Sernio, la creta di Mezzodì e il monte Verzegnis. Tra l'altro è proprio in quest'ultima zona che nel corso della notte si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3,4 ad una profondità di 8 km. Se ci si inerpica per qualche decina di metri verso nord, tra gli abeti che sovrastano il ricovero, la vista spazia sui monti di Mont, Zermula e la Forca di Lanza. Dopo aver mangiato un panino, alla fine Paolo convince Daniela ad altri 20 minuti di sforzo per proseguire con il sentiero CAI 438, costeggiando il rio Cullar fino alla frana della Forca Pradulina, che Paolo ci dice essere colorata di un arcobaleno di tonalità dal rosso all'ocra, al giallo e al grigio. Naturalmente oggi la vediamo soltanto bianca, ma è uno spettacolo che merita. Sin qui 7,5 km e un aumento di quote di quasi 700 metri, il tutto in poco più di 4 ore, soste comprese. Non male, considerata la quantità di neve e la temperatura di 5 gradi sotto lo zero. Lungo il percorso ci capita di superare degli alberi schiantati, appena visibili perché sepolti dalla neve. Il sentiero ci passa sopra. Questi colossi sono caduti a causa della tempesta Vaia, il terribile evento dell'ottobre 2018 che ha interessato tutto il nord-est, lasciando segni indelebili. Altri alberi sono caduti recentemente a causa del peso della neve che, ricordiamo, può pesare anche 300-400 kg per ogni metro cubo. Alcuni rami sostengono strati di 50 cm di altezza di neve, quindi si fa presto a raggiungere pesi insostenibili. Qui viene in soccorso la conformazione dei rami, che negli abeti sono flessibili,